Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di una nuova azienda. Questa volta un'azienda che sta realizzando dei prodotti make-up. Viene dall'Australia e si chiama Zui Organic, come dice pure il nome. I suoi prodotti sono completamente naturali. Diciamo che una cosa molto molto interessante riguardo a questa azienda è il fatto che i suoi prodotti sono realizzati con fiori. Infatti loro stanno dicendo che una volta che noi usiamo i loro prodotti come indossare i fiori. Molto molto interessante. Fino adesso non ho mai trovato nessun brand che sta facendo i suoi prodotti make-up dai fiori. Allora, ragazze, i prodotti Zui Organic sono prodotti, come vi dicevo, naturali, senza parabeni, senza silicone, senza petrolati, senza niente, tutto completamente naturale, biocertificato. Dovete comunque pensare che il prezzo è sulla misura dei prodotti che loro ci stanno offrendo. Sul loro sito troverete per sicuro il link nell'info box, dovete solo andare a cercarlo. Potete trovare una vasta gamma di prodotti make-up, prodotti per viso, prodotti per occhi, sopracciglia, anche tantissimi prodotti in quello che riguarda il trucco labbra. Infatti io ho scelto un prodotto labbra perché ero molto curiosa di provare un loro rossetto. Vi voglio dire che dalle recensioni che ho visto sul web, la gente è molto molto contenta dei risultati che stanno avendo con questi prodotti Zui Organic. Se siete dei make-up artist che nello stesso tempo provate a trovare il prodotto che non ce l'ha parabeni, che non ce l'ha petrolati, che non ce l'ha EDTA e siliconi e insomma tutto quello che in genere esiste nei prodotti make-up, per sicuro Zui Organic fa il caso vostro. Come vi dicevo, i prezzi non sono bassi, poi ne parliamo un po', vi dirò quanto costa il rossetto che ho scelto io, ma comunque la gente ne parla bene, come vi dicevo, ne parla del fatto che la professionalità dei prodotti, di questi prodotti naturali, è una altissima. Il brand mette alla nostra disposizione pure dei sample per poter provare il prodotto prima di acquistare un full size. Le sample sono veramente piccole in quello che riguarda la quantità, diciamo che sono solo per 2-3 usi, non di più. Comunque, ragazzi, dovete pensare pure al fatto che le spese di spedizione sono abbastanza alte. Per un pacco che arriva con la posta normale costa 18 dollari australiani, mentre per avere una spedizione tracciata si paga sui 24 euro, se non sbaglio, 24 dollari australiani, scusatemi. Comunque, come dicevo, i prezzi delle spedizioni sono altissime. Il pacco mi è arrivato intero, mi è arrivato bene, senza nessun problema in quello che riguarda questo, ma penso che dobbiamo parlare del prodotto che ho scelto e vi dicevo un rossetto. Il rossetto arriva così, arriva in questa scatola di cartone molto molto elegante. Predomina il nero, ma nello stesso tempo si vede sopra come design dei fiorellini con bianco e scritta Zui con bianco e verde. Su una parte della scatola sono tutti gli ingredienti, è un prodotto vegan, è un prodotto cruelty free, insomma. All'interno, ragazze, troviamo un piccolo foglietto che contiene indicazioni riguardo all'uso del prodotto. Le indicazioni sono pure in italiano, quello che è un pro, anche se tutti sappiamo come si usa un rossetto. Andiamo avanti e parliamo proprio del packaging del prodotto. Semplicemente è così nero, solo con la scritta, vediamo dove la scritta, sì, qua Zui e ce l'ha questa parte argentata e la scritta su argento anche. È un pack molto ben fatto, si vede che la qualità del packaging è veramente molto molto buona. È una plastica abbastanza pesante. È un po' quadrato, così si apre come il rossetto tutto all'interno, si vede il rossetto completamente tutto all'interno. Io ho scelto il colore Cooper, sul sito trovate tante possibilità di
di acquistare un rossetto, tante scelte, dai nude ai rosati, al rosso e anche colori un po' più scure. Io ho scelto questo perché insomma non ne avevo niente così particolare come colore e lo volevo vedere. E questo rossetto che indosso, fra l'altro. Allora, vi dicevo che i prodotti Zui Organic sono prodotti che sono fatti con dei fiori, pure questo non fa nessuna eccezione, il rossetto è fatto con fiori anche lui, infatti una volta che si apre si sente il profumo di fiore, di rosa più che altro, e una volta steso si sente ancora poco, è molto delicato, non è una profumazione che dà fastidio e se ne va dopo qualche momentino, dopo che abbiamo steso il rossetto sulle labbra, il odore se ne va, non rimane più niente, non è quella profumazione che magari ti prende mal di testa, niente, molto delicato senza problemi, ma se lo annusiamo la profumazione si sente. In quello che riguarda il prezzo di questo rossetto è di $29.95 dollari australiani, e in quello che riguarda il sample si può acquistare anche il piccolo campioncino del rossetto che costa $2 australiani e ci basta per 2-3 usi. Ragazzi, il rossetto è un rossetto cremoso con un finish sheer. Essendo un sheer, diciamo che come pigmentazione, la pigmentazione è abbastanza buona. Loro dicono sul sito che è un rossetto a lunga tenuta. Purtroppo, essendo un sheer, io dico che non è il caso di dire una cosa di genere. Sì, se stava un po' così, qualche un'ora penso che tiene, ma non di più, almeno non su di me, anche perché al momento non ho trovato nessuna matita che si può abbinare, devo assolutamente trovare qualcosa, perché secondo me messa una matita sotto di lui lo fa durare un po' di più. Vi dicevo, è un rossetto con un finish sheer, anche se questa, come vi dicevo, Cooper ce l'ha questo bellissimo colore e si vedono delle non lo so se è come un finish un po' metallizzato, ma non è chissà che, non è molto molto intenso. Sulle labbra si vede appena, ma comunque si può notare questa particolarità. È un rossetto ricco di vitamina A e vitamina E, e anche arricchito con estratto di jojoba e girasole. Altro di essere un semplice rossetto, abbiamo un prodotto che curerà le nostre labbra. Infatti le labbra si sentono molto molto confortevoli, molto morbide, idratate, si sentono molto molto bene sia quando si indossa e anche dopo che abbiamo tolto il rossetto dalle nostre labbra. Parlando ancora di quello che è all'interno di questo rossetto, lui ce l'ha aloe vera e ce l'ha vitamine come B1, B2, B6 e anche calcio. Secondo me è un bellissimo rossetto, secondo me è un come dire, è da apprezzare il fatto che si è inventato una cosa in quale si possono realizzare prodotti make up dai fiori. Questa è una cosa molto molto buona e da apprezzare veramente. Poi Zui Organic, ragazze, è veramente un brand molto molto conosciuto nel mondo, e vi dicevo che ne ho sentito parlare veramente molto molto bene. Ma come vi dicevo, i prezzi sono abbastanza alti, devi essere veramente appassionato dei prodotti make up naturali bio certificati per poter spendere questi soldi per un semplice rossetto, come vi dicevo, quasi $30 di rossetto. Una sopra l'altra, apprezzo il brand, apprezzo il rossetto, apprezzo il packaging, apprezzo il colore, mi piace veramente moltissimo. Sono contenta che sono riuscita a portarvi un altro brand che forse tanti di voi non lo conoscevano. Vi ringrazio per la vostra attenzione, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!